In una Torino capitale europea dei giovani arriva un collaboratore di Obama a raccontare come il mondo stia cambiando, un esperto di media, finanza e internet alla rassegna organizzata da Biennale Democrazia. È a Torino per parlare di democrazia e media, democrazia e ambiente, elezioni e finanza, internet e qualità dell'informazione. È nella Torino che ha avuto il primo Parlamento italiano che Trevor Fitzgibbon discute di informazione e qualità dei media e di democrazia. Un americano uomo dell'informazione che è stato molto vicino al presidente Obama e che anzi gli ha fornito un decisivo supporto finanziario. Il segreto? Milioni di microdonazioni giunte attraverso internet. C'è più democrazia nelle donazioni dal web o nei tradizionali finanziamenti? Le microdonazioni possono essere utili e decisive addirittura per la democrazia, perché se milioni di persone offrono 10 dollari, 15 dollari a un candidato, si è più sicuri che quel politico sarà più libero, più difficilmente accetterà soldi per qualche interesse particolare. Ma dopo le microdonazioni via internet, finita la campagna, ora Obama è solo nuovamente alla Casa Bianca con i suoi problemi. No, quel patrimonio è rimasto intatto. Milioni di persone continuano a lavorare per lui, a supportarlo nel duro lavoro per il taglio agli armamenti nucleari, per la riforma sanitaria. Internet, democrazia e guerra. Internet non solo aiuta, è insostituibile per certi contenuti, per certi video immessi in rete. Ecco perché ero contrario alla guerra in Iraq. Credo che la democrazia non possa arrivare dopo la pistola.